Queste foto vengono dal Giappone. Sono state scattate da Masaru Emoto. Il signor Emoto ha sviluppato un grande interesse per la struttura molecolare dell'acqua e per ciò che la influenza. L'acqua è senz'altro il più ricettivo dei quattro elementi. Per questo motivo Emoto ha pensato che forse poteva reagire anche a stimoli non fisici. Perciò ha impostato una serie di studi, ha applicato degli stimoli mentali e ha fotografato il risultato con un microscopio a campo oscuro. L'acqua è l'elemento alla base di ogni forma di vita conosciuta, animale o vegetale. Essa compone per tre quarti il nostro pianeta ed è presente nel corpo umano nelle medesime percentuali, con differenze significative in relazione all'età e allo stato di salute. Come cambierebbe la nostra concezione del mondo se scoprissimo che in realtà essa è un organismo dotato di coscienza propria e in grado di rispondere autonomamente agli stimoli a cui viene sottoposta? Questa è la domanda a cui da oltre 20 anni il dottor Emoto cerca di dare una risposta. Ma chi è davvero Masaru Emoto? Conosciamo più da vicino questo scienziato così originale, i cui postulati sono oggetto di accesi dibattiti da diversi anni. Non ho studiato scienze né spiritualità. Io mi definisco molto semplicemente un bambino pieno di curiosità, ma molto cresciuto. E questo è stato possibile grazie a una madre splendida e all'incontro con una moglie meravigliosa. La vita è una sfida per realizzare i propri sogni. Mi sento di avere molto in comune con Don Chisciotte. La sua ricerca ha avuto inizio nella prima metà degli anni Ottanta, proseguendo sulla strada aperta da Lee Lorenzen, il biochimico americano, inventore di una tecnologia chiamata MRA, letteralmente analizzatore di risonanza magnetica, un apparecchio che ha permesso ad Emoto di misurare il grado di Hado connesso ad una molecola d'acqua. Nella tradizione spirituale giapponese, ogni elemento del mondo fisico è dotato di un potere immanente, di una forza vitale propria dalle infinite potenzialità, denominata appunto Hado. Se adoperata con saggezza, questa vibrazione è capace di trasferirsi agli altri elementi con cui viene a contatto, determinandone, tra gli altri benefici, una armonizzazione della struttura microscopica. Che a livello macroscopico si traduce in guarigione. Da circa 5 anni sto portando avanti un progetto che si chiama Emoto Peace Project, che comprende una versione del libro Il messaggio dell'acqua, edita per i bambini. Per questo progetto ho trovato collaborazioni già in 24 paesi. Ad esempio, domani devo andare a Vicenza per una conferenza organizzata da persone che si occupano di omeopatia ad esporre questo progetto. Questo è il libro che abbiamo preparato per i bambini. A loro piacciono molto queste fotografie di cristalli. Gli adulti, a differenza dei bambini, hanno già avuto un'educazione che ostacola l'apprendimento di questi concetti. Hanno già ricevuto un imprinting negativo verso ciò che si pone in netto contrasto con i valori dominanti della nostra società. I piccoli, invece, rimanendo affascinati dalla bellezza dei cristalli d'acqua, accettano il messaggio così com'è, nella sua semplicità, ovvero le belle parole formano bei cristalli, tutto qui. In questo modo, tali concetti vengono appresi senza nessun ostacolo. Per me, l'acqua è un mezzo per legare l'uomo a Dio. Dico questo perché penso che il messaggio di Dio sia insito nel DNA di ciascuna persona. È quindi
informazione. Io ne sono un ottimo esempio. Nel passato sono stata una persona banalissima, più che normale. Non ho mai studiato a fondo da scienziato e non ho mai studiato il mondo spirituale. Ma ho avuto nella mia vita innumerevoli motivi per cui essere grato all'acqua. Il mio passato è fittamente intrecciato con essa. Pian piano mi accorgevo che l'esperienza di gratitudine nei suoi confronti era in grado di aprire la mia mente. L'acqua è stata in grado di mutare profondamente la mia forma mentis e ampliare le mie conoscenze nell'arco di oltre 2 decenni. Questo, probabilmente, ha anche contribuito a creare una certa attenzione nei miei riguardi. Man mano che le mie conoscenze si ampliavano, potevo divulgare messaggi sempre nuovi e diversi. Se nel corso della mia vita avessi continuato a esprimere sempre i medesimi concetti, la gente si sarebbe presto stancata e non avrebbe più prestato attenzione al messaggio dell'acqua. In questo modo, invece, l'acqua mi ha reso in grado di trasmettere messaggi sempre nuovi e interessanti. Ecco qual è stato il segreto del mio successo. Dicono che il nostro cervello sfrutta solo il 3% delle sue potenzialità. Ma il nostro cervello è composto per circa 3/4 della sua struttura di acqua. Prendere coscienza del messaggio dell'acqua significa poter incrementare le nostre capacità cerebrali fino al 4-5%. Questa è la speranza che ha animato l'Emoto Peace Project: aumentare la consapevolezza e di conseguenza le capacità cerebrali dei bambini. Assorbendo le informazioni contenute in questo libro, essi riusciranno presto a sviluppare concetti a cui noi adulti non possiamo arrivare, per i motivi a cui poc'anzi facevo riferimento. Dicono che il 97% del nostro cervello sia inattivo. Questo non lo dico io, ma scienziati qualificati. Cercando di stimolare la parte inattiva in modo positivo, dai bambini possiamo aspettarci di più. Chiaramente si deve trattare di uno stimolo benefico. Abbiamo motivo, dunque, di aspettarci un futuro e un mondo migliori. Una volta entrati in contatto con questa realtà, ovvero che i nostri pensieri sono in grado di influenzare positivamente l'acqua e l'intero pianeta che di essa si compone, le generazioni future potranno finalmente traghettare l'umanità in una nuova era di pace e serenità. In passato ero piuttosto pessimista. Adesso, guardando quello che è il mondo oggi e ciò in cui si sta trasformando, mi ritengo più un ottimista. In questo momento penso di aver sviluppato tutto ciò che era nelle mie facoltà. Non ho grossi insoluti o questioni irrisolte. Con questo non voglio dire che ho smesso di cercare. Diciamo più semplicemente che la mia maggior occupazione è oggi quella di trasmettere ciò che ho scoperto al mondo, con particolare riguardo nei confronti dei bambini. Infatti, grazie ai numerosi libri pubblicati e alle conferenze che puntualmente tengo in giro per il mondo, cerco di parlare alla gente e vedo che tanti giovani vengono toccati dai miei discorsi.
e cominciano a sviluppare i miei stessi concetti, a percorrere strade che io stesso ho aperto. A loro dunque il compito di approfondire e sviluppare. Rimetto la mia conoscenza nelle loro mani. Buona fortuna, signore Moto. Grazie mille.